è firmata Medoro. Medoro! Medoro, ma insomma chi è questo stramaledetto Medoro? Un brivido freddo gli ripartì preciso dall'osso sacro, su lungo la schiena, vertebra dopo vertebra, cervicale, golo, fino a tutto il lungo baffo di destra. Sudava Orlando, sudava e dimagriva, che se Medoro era addirittura lui stesso... Per fare Orlando è stato bellissimo vedere tante persone che sono salite, è una strada lunga e impegnativa da fare e c'era un'energia bellissima. Sono molto grato a tutti perché è stato bello, molto. Uno spettacolo intenso, ironico, che intreccia anche dei temi attuali, come per esempio quello degli stranieri, no? Sì, in qualche modo. Sì. Sì, perché raccontare storie ha a che fare con l'identità, no? E la tradizione bisogna, penso, un pochino tradirla, per l'appunto. E quindi nella scrittura di questo lavoro, che era enorme all'inizio, quando ti trovi davanti all'Orlando Furioso, veramente non sai da dove cominciare, no? Abbiamo pensato di sporcarla con i pezzi della nostra cultura. Dentro, nel mio immaginario e di Alberto, che l'ha scritto con me, c'è persino Willy Coyote a un certo punto, no? La scena del cinghiale, penso che venga da lì. E poi penso che sia importante in qualche modo riportare sempre a oggi le storie che si raccontano, non per dare nessuna lezione, ma semplicemente per aprire delle porte, delle finestre nel cervello degli spettatori, perché magari può servire. E vieni spesso in Abruzzo, questa volta grazie appunto ad Anima Immersa e al Festival Confini qui a Sant'Osanio. Qual è il rapporto con questa terra? È un rapporto molto bello, che è nato da gennaio 2009, da poco prima del terremoto, in particolare con Tiziana Irti e Giancarlo Gentilucci, di cui sono molto amico, che credo facciano qui un lavoro pazzesco. È bello vedere che poi che quella realtà serva anche, no, da spunto e da proposito per altre realtà come Anima Immersa, che mi ha intercettato lì e mi ha invitato a venire qua a Sant'Eusanio. Ultima domanda, questo è il primo spettacolo che si fa nella storia di questa rocca, ti senti onorato, orgoglioso appunto di aver inaugurato quella che potrebbe essere una stagione, no? Magari, sarebbe bellissimo, è certamente un onore e un grandissimo piacere recitare tra queste mura per la prima volta, succedono poche volte queste cose, sono dei regali, grazie.